Ad Agrigento, nel locale della FAM Gallery in via Atenea, è stata inaugurata la mostra di Marilina Marchica dal titolo Lo spazio fragile, visitabile fino al 9 luglio. Nella recensione, tra l'altro, si legge: è un progetto espositivo che, primo dopo la pandemia, introduce nel segno dell'arte contemporanea la città di Agrigento alla straordinaria avventura di Capitale Italiana della Cultura 2025. Insieme all'artista e alla curatrice Cristina Costanzo sono stati presenti Calogero Pumilia, presidente della Fondazione Orestia di D.G. Bellina, Nino Pusateri, collezionista, e Paolo Minacori, direttore artistico dello spazio espositivo FAM Gallery. Lo spazio fragile è una dimensione, ma è anche un valore. Il tema della fragilità si ricollega direttamente a quello del frammento, e il frammento è centrale nella poetica di questa artista, particolarmente raffinata, particolarmente sensibile. I suoi lavori prendono le mosse dal paesaggio, dall'osservazione del paesaggio, perché Marilina sin dagli esordi ha manifestato una particolare attenzione per la poetica dei luoghi, ha manifestato un'attenzione specifica per alcuni siti legati anche all'Agrigentino o legati a delle città spagnole dove ha vissuto, Barcellona, Valencia per esempio. Quindi a partire da questi paesaggi Marilina ha iniziato a riflettere sulle tracce che gli individui, che gli esseri umani lasciavano appunto nel paesaggio. Possono essere considerati dei paesaggi effimeri, dei paesaggi in miniatura, ed ecco che quindi torna il tema della fragilità appunto come valore e mai come perdita. L'ossido minerale è un materiale edile ed è una polvere nera scurissima che va via facilmente. Ma allo stesso tempo lascia tracce. Penso che sia stato perfetto per il tipo di lavoro che sto facendo sul paesaggio, quindi il paesaggio che muta con questa facilità, ma la traccia che rimane. Tutti i paesaggi non fanno parte di un paesaggio specifico, ma sono luoghi della memoria, quindi luoghi che vedo, poi dimentico, a volte fotografo o che a volte invento direttamente, quindi non sono legati a un luogo specifico. Sicuramente l'esperienza nel Belice è stata molto forte, quindi mi ha dato modo di lavorare sul tema del frammento, che è strettamente legato a quello del paesaggio. Noi crediamo tantissimo nell'arte contemporanea intesa come un linguaggio che si pone oggi in un contesto anche, se vogliamo, tra guerre, tra pandemie, tra situazioni climatiche estremamente difficili, e così come successe nel dopoguerra, fare paesaggi, fare ritratti oppure fare delle marine non è veramente nella cifra descrittiva degli artisti. Gli artisti cercano di esprimersi attraverso un linguaggio che è un linguaggio astratto, a volte informale, a volte un linguaggio materico, e poi sta a noi cercare, da un punto di vista pedagogico, attraverso appunto gli scritti, i saggi critici degli storici dell'arte, cercare di far intendere a tutti quelli che ci vengono a visitare non solo l'opera d'arte in quanto tale, ma il nesso, il contesto, il significato in un presente urbano e multimediale che tutti quanti noi sappiamo ci sfugge dalle mani ogni giorno. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una sequela, un progetto scientifico che andrà avanti. FAM Gallery cercherà comunque di incardinarsi nei progetti generali che ad Agrigento già stanno prendendo piede per le manifestazioni correlate alla manifestazione di Agrigento Città della Cultura. Abbiamo anche iniziato a collaborare con alcuni enti, tra cui l'Ente Parco Valle dei Templi, la Fondazione Orestia di Gibellina e sempre comunque il Comune di Agrigento. Cercheremo in tutti i modi di dare il nostro contributo, anche perché Agrigento è una città splendida, ma dal punto di vista delle direzioni artistiche nei vari contesti è estremamente carente. Lo è carente nel decoro urbano, lo è carente nell'arte moderna e contemporanea, lo è carente anche nell'arte antica, che noi ricordiamo quanto e quale sia il patrimonio di arte antica nel nostro contesto della Pinacoteca Agrigentina. Quindi dare un contributo a vario titolo da noi è qualcosa di utile, ci auguriamo che possa essere raccolto. È una collaborazione passata e probabilmente ci sarà una collaborazione anche l'anno prossimo, quando Marilina verrà in fondazione a fare una residenza d'artista. Io sono qui per rendere testimonianza di solidarietà al dottore Minacore, che riapre uno spazio importante per la città,
e lo riapre con un artista che ha già lavorato per Gibellina e per la Valle del Belice in una iniziativa Visioni Oblique, insieme a una ventina di altri artisti che hanno dato il loro contributo, come capita spesso, all'attività della nostra fondazione.